Buonasera, benvenute e benvenuti a un altro appuntamento di Insieme per le Donne. Questa è una giornata molto importante, lo sappiamo, è la giornata per le è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E per questa occasione abbiamo pensato di coinvolgere un'associazione molto importante perché da molti anni è impegnata nella riduzione, diciamo, di un fenomeno terribile come quello dello sfruttamento sessuale delle donne vittime di tratta. E quindi parleremo di questo con l'associazione Lule e con diversi suoi rappresentanti e collaboratori. E lo faremo con una giornalista di primo ordine, vale a dire è Claudia Cangemi. Vi presento un po' i nostri ospiti di questa sera. Allora, abbiamo qui con noi Monica Piacentini, che è coordinatrice del progetto Mettiamo le ali dall'emersione all'integrazione dell'associazione Lule Onlus e lavora da 18 anni per Lule. Quindi ha un'esperienza molto consolidata, insomma, da condividere con noi. Poi ascolteremo Monica Reina, che coordina l'associazione Itinerari Narrativi Contemporanei. E ci parlerà del libro Non è posto per avere sogni, dove hanno coinvolto diverse donne vittime di violenza per raccogliere le loro esperienze e trasporlo in forma narrativa. Un libro veramente emozionante e coinvolgente che ho apprezzato moltissimo e devo ringraziare Claudia Cangemi che mi ha consentito di conoscerlo e quindi da lì poi è venuta fuori l'idea di organizzare insieme questo evento. Questo evento è stato organizzato d'accordo con Alessandro Boscardin, che è responsabile della comunicazione dell'associazione Lule Onlus. Come dicevo, adesso passo la parola a Claudia Cangemi, che è una giornalista professionista e scrittrice, è autrice di molti libri che trattano anche il tema della violenza contro le donne e ha ricevuto molti riconoscimenti per la sua attività letteraria. Quindi, sono molto contenta di averla qui con noi e le passo immediatamente la parola. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere qui e mi fa molto piacere così poter contribuire a fare un pochino di luce su un fenomeno che purtroppo secondo me è davvero trascurato e invece è importante da trattare perché riguarda veramente decine di migliaia di persone, di donne in particolare, che appunto ricevono forse la peggiore delle violenze. Nel senso che è una violenza quotidiana, ed è un modo davvero, terribile di essere trattati, di essere costretti a vendere il proprio corpo e di non avere neppure, appunto, la possibilità di disporre del proprio corpo, come se fossero delle schiave, infatti le chiamano schiave del sesso, però il modo più corretto per definirle è vittime di tratta. Questo fenomeno di cui tutti siamo al corrente, ma che in qualche modo viene un po', come dire, rimosso dalla nostra comunità, invece dovrebbe essere, diciamo, preso in seria considerazione, soprattutto perché, come tutti i fenomeni che hanno a che fare con, la domanda e l'offerta, queste donne sono sicuramente vittime dei loro sfruttatori, ma sono anche vittime dei loro clienti, cioè di coloro che comunque sfruttano il loro sfruttamento in qualche modo. E inoltre, diciamo, vengono considerate veramente in maniera sprezzante spesso dalla società in generale, e questa è la terza forma di violenza che subiscono nella loro stessa vita. Ma c'è la possibilità di venirne fuori. E proprio per questo mi fa molto piacere avere qui con noi questi rappresentanti dell'associazione Lule, che io ho avuto modo di conoscere anche per la mia esperienza professionale e che si sono sempre e continuano a diciamo, darsi molto da fare, impegnarsi moltissimo per queste persone e sono tra le poche associazioni che lo fanno. Comincerei a parlare proprio di questa organizzazione da Monica Piacentini, che appunto è una operatrice di lunga esperienza, e le chiedo come e quando è nata la vostra organizzazione e quali sono le sue finalità.
Sì, buonasera a tutti. L'ULE è un ente che è nato sul finire degli anni 90 da un gruppo di volontari di Abbiate Grasso che hanno deciso di entrare in contatto con le prime ragazze costrette a prostituirsi su strada e all'epoca erano albanesi e il nostro nome deriva appunto da una parola albanese e l'ULE vuol dire fiore. L'ULE è un ente antitratta che si occupa di realizzare progetti di primo contatto con le potenziali vittime di tratta nei luoghi in cui sono sfruttate. Tecnicamente abbiamo delle unità di contatto che raggiungono le donne e gli uomini che sono costretti a forme di lavori. Nei luoghi dove avvengono, quindi sulla strada, nei centri massaggi, nelle campagne, quando parliamo di vittime di caporalato, per esempio, e propongono a loro un primo tipo di intervento medico, quindi propongono delle visite, dei controlli sanitari, che questo crea l'aggancio per creare una relazione che poi nel lungo periodo dovrebbe favorire la fiducia e la proposta di entrare in una delle nostre strutture di accoglienza, quindi aderire al programma di assistenza e integrazione. Tutto il territorio italiano è coperto da enti antitratta, ogni provincia ha degli enti attuatori nel nostro progetto, in particolare noi copriamo 7 province della Lombardia. E gli enti attuatori del nostro progetto si occupano sia del primo contatto che dell'accoglienza e dell'integrazione. Per cui la vittima che viene identificata come tale aderisce a un programma con delle regole molto restrittive inizialmente, che poi insomma, si sfilacciano fino a quando ha realizzato degli obiettivi che sono l'apprendimento della lingua italiana, l'integrazione socio-lavorativa e la completa regolarizzazione. Il percorso si chiude quando di fatto la persona è autonoma in una media di un paio d'anni, non di meno, e quindi può insomma prendere il volo, perché il nostro progetto, insomma, è questo, mettiamo le ali dall'emersione all'integrazione, per cui raggiungiamo le vittime e cerchiamo di fare in modo che siano autonome a chiusura del progetto. Quindi un percorso complesso di accompagnamento da tutti i punti di vista, immagino, cioè Dal punto di vista sociale, sanitario, economico, legale, psicologico. sì, di tutele, è un percorso che implica molte figure professionali che affiancano le vittime, che sono gli operatori sociali, le educatrici, sono prevalentemente femmine, i mediatori socioculturali, le psicologhe, insomma, e per noi i supervisori che seguono il nostro lavoro e ci sostengono nel raccogliere le loro storie. Personalmente, una parte del mio lavoro è dedicata alla scrittura di quello che è il loro percorso migratorio per identificarle e come ente antitratta abbiamo questo compito di raccogliere quelli che sono i potenziali indicatori di tratta e identificarle come vittime. Dal momento che tu appunto hai una lunga esperienza alle spalle in questo settore, puoi dirci come è cambiata, se è cambiata la tratta delle, in particolare delle donne o comunque delle, diciamo, a scopo di sfruttamento sessuale negli ultimi 18-20 anni? Sì, decisamente è cambiata molto. Le prime donne, appunto, con cui Lule si interfacciava e che sono un po' quelle che c'erano in tutto il panorama italiano, erano prevalentemente donne dell'est a fine degli anni 90 e poi hanno iniziato ad arrivare le prime nigeriane, inizialmente via aereo e poi, come tutti sappiamo, a partire dal 2014-2015 via mare, quindi passando dalla Libia per arrivare a Lampedusa o sulle coste italiane.
sulla strada, quindi se prima c'era una predominanza di donne bianche dell'est, nel tempo hanno iniziato a popolare la strada le donne nigeriane e sono cresciute tantissimo negli ultimi anni le persone transessuali, in particolare le peruviane e a seguire le brasiliane. Ora un terzo delle persone che si prostituiscono su strada sono infatti sudamericane. È cambiata un po' la metodologia di assoggettamento allo sfruttamento, nel senso che io ricordo i primi anni in cui lavoravo nelle comunità di accoglienza, le ragazze raccontavano violenze, ma non solo raccontavano, erano molto visibili. Io mi ricordo i segni delle percosse o di, non so, sigarette spente sulla pelle, una cosa che mi ha sempre scioccato, una ragazza che aveva un ferro da stiro impresso sul volto da parte della sua sfruttatrice. Nel tempo questo tipo di violenze si è sostituito a delle violenze più sottili e più psicologiche, perché le organizzazioni hanno paura di essere denunciate, quindi di poter avere conseguenze del loro crimine, e quindi credono che non picchiando le donne forse evitano conseguenze penali. Sono cambiati poi i titoli di soggiorno di queste persone costrette a prostituirsi. 20 anni fa le ragazze che arrivavano arrivavano con dei visti turistici, con dei documenti falsi. Ora arrivano prive di documenti, ma entrano subito nel canale della richiesta della protezione internazionale. Per cui noi lavoriamo molto con le commissioni territoriali, che ci mandano, ci inviano per approfondimenti le donne quando durante l'audizione per il riconoscimento della protezione internazionale intuiscono che sono presenti degli indicatori di tratta, quindi propongono alle donne un contatto con noi e degli incontri di approfondimento, al termine del quale poi noi possiamo proporre o meno il nostro programma. Sono cambiati i luoghi, all'inizio si parlava esclusivamente di strada, negli ultimi anni si parla molto di più di sfruttamento al chiuso, quindi in appartamenti, in centro massaggi, ma soprattutto grazie, non so, per colpa del Covid, lo sfruttamento si è spostato molto nel web, per cui le ragazze si esibiscono dietro pagamento di clienti, insomma, è tutto nell'online ormai, e per noi è molto più difficile raggiungerle. Sono infine diminuite molto le denunce delle donne nei confronti degli sfruttatori, ma molto sensibilmente, perché le donne hanno capito che, insomma, è molto pericoloso denunciare, non c'è garanzia di protezione nei paesi di origine. La maggior parte delle donne che arrivano in Italia hanno dei familiari, hanno dei bambini piccoli, quindi le organizzazioni criminali sanno, conoscono bene le famiglie e prendono quasi tutto il percorso della protezione internazionale, per cui il contrasto al crimine è reso più difficile dal fatto che ci sono meno denunce, ma noi capiamo assolutamente e non spingiamo le donne a denunciare se non è una scelta consapevole e matura, altrimenti non è nostro compito, insomma. Noi ci occupiamo della tutela delle donne, certo vogliamo che le organizzazioni si estinguano, ma primariamente cerchiamo di garantire la sicurezza e l'integrazione delle vittime. Comunque non è indispensabile che le donne denuncino per poter... No, non è indispensabile perché... Esatto, perché la legislazione italiana prevede la possibilità per le donne di aderire ai nostri programmi di protezione anche senza una formale denuncia. Dobbiamo comunque identificarle come vittime, ma può essere l'ente che richiede al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione senza che la donna si rechi in questura, in caserma e racconti personalmente
la sua storia. Ho capito, va bene. Intanto grazie mille per il tuo intervento e soprattutto per quello che fate quotidianamente. E volevo chiedere, fare una domanda adesso a Monica Reina, che ha partecipato appunto a questo libro molto bello che consiglio a tutti, Non è posto per avere sogni, che appunto Lule mi ha fatto conoscere, e trovo che sia veramente ben, non solo ben scritto, ma anche completo, perché ha una parte di racconti fatti dalle stesse, diciamo, donne che si sono sottratte alla tratta, si aggiungono anche delle schede che inquadrano molto bene il fenomeno e le testimonianze di alcuni operatori. E, a te appunto vorrei chiedere, Monica, che come è nata l'idea di realizzare questo libro. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, l'idea del libro è nata nel maggio del 2019 durante una conferenza stampa di Lule sul progetto teatrale Nobody, che si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Abbiategrasso, in cui alcuni dei nostri scrittori hanno incontrato per la prima volta gli operatori dell'associazione di Lule Onlus. E in quell'occasione ci è venuta l'idea di realizzare un'antologia di racconti che potesse portare a conoscere meglio il problema della tratta e della prostituzione in Italia. Un problema frequentemente ignorato, peggio ancora negato dalla società. Quindi abbiamo approcciato gli operatori di Lule chiedendo loro se fosse possibile intervistare le ragazze che hanno sottratto dalla strada. E quindi questo è stato l'inizio di un progetto che ha portato noi scrittrici, perché appunto prevalentemente si tratta di scrittrici donne, e appunto ci ha portato a raccogliere in questa antologia la voce di quelle donne, spesso giovanissime, di cui ha parlato appunto Monica, che vediamo ai bordi delle strade, schiave del racket della prostituzione. Appunto è un fenomeno collegato all'immigrazione dall'Africa, dalla Nigeria specialmente, dall'Est Europa e dal Sud America. Molti italiani ed europei ignorano la complessità di questo fenomeno e quali siano i vincoli economici, le manipolazioni psicologiche, le suggestioni che portano queste donne ad essere in questa condizione di schiavitù. Quindi la nostra prima idea è stata quella di conoscere meglio il fenomeno, grazie anche all'aiuto degli operatori di Lule, e cercare di chiarire questi aspetti e portarli all'attenzione del lettore nei nostri racconti. Un altro nostro obiettivo però è anche stato far immaginare il volto di queste donne e di farle percepire finalmente come esseri umani che hanno dei ricordi e dei sogni. Quindi esattamente un po' come le abbiamo viste noi durante le interviste. E poi abbiamo cercato appunto anche di trasmettere quelle sensazioni e quelle emozioni che abbiamo provato nell'incontrare queste donne, e il cambio di prospettiva anche sulla nostra visione del fenomeno che questi incontri ci hanno suscitato. È stato, immagino non sia stato facile anche però, diciamo, riuscire ad avere la fiducia di queste persone che hanno subito così tanti traumi. Come sono stati i rapporti inizialmente tra voi scrittrici e le protagoniste, diciamo, dei racconti? Allora, diciamo che le cose sono andate in questo modo. Gli operatori di Lule hanno chiesto ad alcune donne presenti nelle loro comunità se fossero disponibili ad essere intervistate dalle nostre scrittrici per raccontare qualcosa delle loro storie. E 7 donne si sono rese disponibili alle interviste. Quindi abbiamo fissato degli incontri individuali, one to one, diciamo, tra la scrittrice che avrebbe scritto la storia e la donna intervistata, a cui sono state sempre presenti delle operatrici di Lule,
quindi avevamo anche il loro supporto in quel momento, sia magari linguistico che anche chiaramente di mediazione con queste persone che loro già conoscevano. Allora, ovviamente poi per il rispetto al loro vissuto ci è stato chiesto di non porre loro delle domande sull'esperienza della prostituzione di strada. Quindi alcune donne in realtà ci hanno raccontato spontaneamente questa esperienza, altre invece magari non se la sono sentita e hanno parlato di altri aspetti, come ad esempio la loro vita nel paese di origine oppure quella in Italia, dopo che si sono affrancate dalla prostituzione, dal sistema della tratta. E diciamo, noi tutte abbiamo approcciato il momento dell'intervista con grande emozione e anche con un po' di agitazione, perché certamente non capita tutti i giorni di parlare con persone che abbiano vissuto esperienze così drammatiche, insomma. Personalmente io ho intervistato una donna nigeriana poco più che ventenne, quindi giovanissima devo dire, e ciò che mi ha stupito molto di questa donna è il sorriso che spesso appariva sul suo volto, perché mi aspettavo qualcosa di diverso, cioè magari una persona un po' abbattuta o comunque diciamo una persona che mi comunicasse tristezza. E devo dire che questo sorriso è senz'altro merito del lavoro di Lule Ollus e dei suoi operatori, ma credo sia anche un tratto caratteristico di queste donne, che comunque mostrano di avere una forza e una positività davvero fuori dal comune. Sottolineo nonostante anche quello che hanno passato, quindi ci indicano una grande forza d'animo. Poi devo dire che la mia intervista ha avuto molti momenti piacevoli, anche di risata e di scambio di idee o anche di semplicemente di piccoli aneddoti, di passione. Abbiamo parlato anche di cibo, di cosa ci piace mangiare, di cosa si fa in Nigeria o in Italia, così. E quindi si è creato anche un po' in quel momento un rapporto abbastanza informale, devo dire, che forse è riuscito anche a far emergere un po' l'aspetto più autentico di queste donne, che poi abbiamo cercato di trasferire nei racconti stessi. Sì, ecco, questo la dice lunga comunque sul fatto che appunto queste giovani donne, queste donne siano poi delle persone che hanno davvero una capacità ammirevole anche di resilienza, come si dice oggi, cioè comunque riescono a superare anche delle esperienze di vita che molti di noi probabilmente farebbero fatica a superare, e quindi un motivo in più per, diciamo, apprezzarle invece di avere un atteggiamento, come dire, di condiscendenza o peggio, come molti hanno. E questo a proposito anche della possibilità di offrire per esempio un lavoro per queste persone che possano permettergli di costruirsi una seconda chance, diciamo, una seconda possibilità di vita. Credo che dovrebbero, a tutte queste ragazze dovrebbe essere offerta una possibilità, perché se la meritano sicuramente e tanto. Assolutamente. Vorrei, a questo proposito, proprio sulla questione anche della sensibilizzazione della società in genere, ma in particolare io direi anche degli uomini, che poi sono i clienti, insomma, sono coloro che, come dicevo, comunque fanno girare il mercato, perché se non ci fosse la domanda non ci sarebbe neanche l'offerta, come pare evidente a tutti. C'è un grande impegno di Lule anche proprio sulla condivisione e sensibilizzazione su questo tema attraverso il libro, attraverso spettacoli, e di questo vorrei parlare con Alessandro Boscardini, che appunto si occupa in particolare di questo argomento. E vorrei chiedergli, partendo dall'ultima novità che
proprio negli ultime settimane è comparsa sul web, che cos'è il progetto WIN e che cosa si propone. Buongiorno a tutti, grazie Claudia e grazie Ilaria per l'ospitalità. Progetto WIN è un progetto importante per noi che ha visto in campo una partnership a livello europeo. Tre enti italiani, accanto a Lule, Energeia e il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, un ente spagnolo, Amiga, Associazione Amiga, e un ente bulgaro, Associazione Animus, finalizzato a favorire in tutti i modi l'integrazione socio-lavorativa di donne vittime di tratta, donne già inserite in percorsi comunque di protezione. Perché, come prima Monica Piacentini ci presentava, gli enti antitratta come Lule si occupano di tutto il percorso di emancipazione dallo sfruttamento e di reinserimento delle vittime di tratta. Ma spesso è proprio l'ultima parte, quella che porta una vittima, un'ex vittima, a reinserirsi nella società, quella più delicata, più difficile, che ha bisogno di maggiori strumenti e di impegno e di supporto da parte degli enti antitratta. E il progetto WIN ha cercato appunto di rispondere a questa esigenza. Abbiamo lavorato in tre paesi, con piani di integrazione individualizzati con 50 donne. Sembrano poche, ma è un lavoro molto importante per fare in modo di accompagnarle a un'efficace ed effettiva integrazione lavorativa attraverso dei colloqui individuali, dei corsi di professionalizzazione pensati su misura, dei corsi di lingua, ma anche un supporto psicologico e legale, ecco. Perché questo progetto, questo impegno è nato dall'assunto che senza un'efficace integrazione lavorativa, senza dotare queste donne dei mezzi per potersi sostenere da soli, di essere indipendenti economicamente, non potrà mai esserci poi una vera emancipazione da questo fenomeno, perché sono donne giovanissime, come diceva Claudia, che rischiano di precipitare nuovamente in fenomeni di sfruttamento, magari nel mercato della cura o della ristorazione o altri settori, oppure proprio in nuovi fenomeni di traffico. Ecco, secondo te, qual è il livello di consapevolezza all'interno della nostra società di quella che è la realtà della stragrande maggioranza delle persone che, diciamo, offrono sesso? Non c'è la consapevolezza che servirebbe, che sarebbe necessaria, e lo si vede poi dai numeri del fenomeno, ecco, in primo luogo dai numeri alti della domanda. Sono dei numeri che circolano, si può anche pensare che una persona su quattro, un uomo su quattro, è stato nella sua vita cliente di prostitute, ha quindi alimentato questo mercato. È chiaro che la consapevolezza e la sensibilizzazione sono fondamentali. Noi da anni stiamo investendo sempre di più in questo capitolo, non solo con incontri come quello di questa sera, preziosi, ma anche con attività un po' diverse, ecco, sui generis. E allora, accanto al progetto WIN, il progetto WIN proprio è stato integrato con la realizzazione di un video di sensibilizzazione, uno spot shifting realizzato da un regista importante, Beniamino Barrese, e che ha avuto una visibilità durante il mese di ottobre, in concomitanza con la giornata europea contro la tratta, sulle principali testate nazionali, penso da Sky, a Vanity Fair, alla RAI, ecco. Questo è importante, arrivare al cittadino anche attraverso uno spot che punta a un messaggio, a veicolare un messaggio attraverso un linguaggio emotivo. La novità di questi ultimi anni per noi è stata senza dubbio Nobody, un'installazione teatrale che offre un'esperienza immersiva allo spettatore nel fenomeno dello sfruttamento sessuale. Ci si trova di fronte alle vittime, a sentire come loro e speriamo a vederle come delle persone. È una proposta
innovativa proprio anche a livello culturale, a livello di messa in scena, che ha avuto successo, sta avendo successo. Siamo partiti da Bergamo nel novembre del 2018 e Novadi sta girando le province della Lombardia da quel giorno. Abbiamo in quest'ultimo mese un'accelerata di spettacoli che andiamo a recuperare un po' le date sacrificate dall'emergenza Covid e quindi dopo essere stati settimana scorsa Magenta, questo weekend saremo a Rho, il prossimo saremo a Bucinasco, il 18-19 a Gaggiano, per poi vedere come si svilupperà il tour del prossimo anno. Un'attività di sensibilizzazione che è realizzata insieme a Compagnia Teatrale Favola Folle, che ha appunto scritto la drammaturgia e ha realizzato una messa in scena originalissima di questa proposta culturale, che funziona. Funziona perché mi capita spesso di aspettare il pubblico fuori da Novadi, fuori dall'installazione. Ci sono tanti turni ogni giorno e quindi incontriamo il pubblico al termine di ogni turno. E domenica, per esempio, mi sono anch'io trovato in imbarazzo a vedere una ragazza, una donna, una giovane donna davanti a me, in lacrime, ecco, fortemente emozionata. Mi sono emozionato anch'io, mi sono quasi sentito in colpa per questo suo stato di forte emozione, ecco. Però è anche la prova che una proposta come questa funziona e lascia il segno nello spettatore. Oppure ci sono altre iniziative di sensibilizzazione, come appunto Non è posto per avere sogni, il libro che abbiamo realizzato con Inc. e che ha trovato in Edizioni Secula, e faccio un ringraziamento in particolare a Gabriella Gabioli, un editore attento, ecco, e sensibile al tema, che ci ha dato la possibilità di realizzare questo prodotto, seguendoci passo passo dal correggere le bozze insieme al scegliere insieme l'immagine di copertina, che poi concludo, Claudia, è una foto importante perché è una delle foto che sono state mostrate all'interno di Per le strade mercenarie del sesso, la mostra che è andata in scena al PAC di Milano lo scorso ottobre, dello scorso anno, scusa, del 2020, promossa dalla Onlus Riscatti, quindi un'altra iniziativa di sensibilizzazione particolare che ha raggiunto anche qui dei grandi successi sia di qualità che di riscontro sulla stampa che di pubblico, ecco. In questo caso le fotografie sono state realizzate dalle donne. Siamo andati, gli operatori e i fotografi sono andati in strada, hanno messo le macchine fotografiche in mano alle donne e le foto sono loro, ecco. E quindi un impatto è veramente forte. Questo è molto bello. Volevo concludere chiedendoti, concludere con te Alessandro, poi dopo faremo altre domande. E, ecco, la sensazione che molti di noi hanno è quella di impotenza, no? Quando passiamo per le strade e vediamo queste giovani spesso appunto seminude, quando fa freddo, magari vicino ai bidoni per scaldarsi, e c'è una sensazione appunto di grande dispiacere, ma anche in qualche modo di appunto di impotenza. Che cosa invece si può fare, a parte sostenere l'associazione Lule, che sicuramente è già un'ottima cosa da fare, ma nella nostra vita quotidiana puoi suggerirci che cosa si può fare per cercare di diffondere questa consapevolezza e sensibilizzazione nei confronti della tratta? Ma è un po' quello che diciamo al pubblico quando esce dall'installazione Nobody. È difficile per loro intervenire su questo fenomeno con un'azione diretta e che abbia efficacia. Quello che noi cerchiamo di fare con Nobody è, prima di tutto, invertire una percezione, un dato. Le persone che vedete per strada sono vittime, sono schiave, non c'è scelta. E questo è uno scatto fondamentale nella percezione di questo fenomeno. Quando io so di avere di fronte una persona che non ha scelto di essere lì, che è lì contro la sua volontà, penso che vedo tutto il meccanismo con occhi diversi, vedo diversamente sia la donna che l'uomo che appunto va a usufruire di questi, tra virgolette, servizi. In secondo luogo,
un altro ribaltamento, un'altra finalità che abbiamo è quella di fare in modo che queste persone vengano viste come tali, sono esseri umani, sono giovanissime ragazze che hanno dei sogni, anche banali, dei desideri, un passato alle spalle, una famiglia, delle emozioni, e quindi non sono delle macchie che scorrono al bordo del nostro occhio quando guidiamo lungo le strade, ma sono delle persone che hanno un nome. E in Nobody la prima stanza, il primo incontro che fa lo spettatore è proprio con una giovane prostituta che parla con lo spettatore, e quindi c'è una prossimità che abbatte ogni distanza, e questa donna fa entrare lo spettatore nel suo quotidiano, anche nel, come dicevo, nel quotidiano fatto anche di banalità, di cose semplici, ma non puoi non ricordarti il suo nome, non puoi non ricordarti i suoi sogni, le sue emozioni. E questo è quello che speriamo che faccia ogni persona, uomo o donna, quando vede una donna al bordo della strada, ecco, si domandi chi è, che persona è, ecco. E poi, ultima cosa, cercare di inserire un semino nella coscienza dell'uomo, soprattutto, ecco, facendogli capire che è cliente di un meccanismo perverso che non va alimentato, ecco. Io vorrei aggiungere che è possibile, per chi ha voglia, anche oltre a sostenere le nostre attività, partecipare concretamente diventando volontario, per esempio. C'è chi non se la può sentire di fare le uscite di strada, quindi di accompagnare gli operatori esperti nel raggiungere le persone dove si prostituiscono, ma invece se la può sentire di venire in comunità e insegnare alle ragazze un piatto tipico della sua regione, fare lavori di manutenzione. Le possibilità sono tantissime, per cui se uno ha voglia ci contatta e noi cerchiamo insieme in che cosa si può sentire utile, ecco. Ottimo, questo è un ottimo suggerimento. Grazie, grazie Monica. Ilaria, volevi dire qualcosa? No, volevo ringraziare Monica per il suo prezioso intervento e poi anche chiedere a Monica Reina se magari ci voleva portare un'esperienza che l'ha colpita in modo particolare nel raccogliere le testimonianze, così. Prima di dare ascolto a alcune riflessioni di Claudia sul fenomeno. Perché prima mi sembrava che Monica Reina volesse dire ancora qualcosa, tutto qua, forse era una mia sensazione. Sì, in realtà avevo pronta un'altra domanda. Per quello. Okay. Allora, sì. Allora, praticamente io, oltre a intervistare questa donna nigeriana di cui vi ho parlato prima, di cui poi ho raccolto la storia e ho scritto il racconto, ho partecipato anche all'incontro tra la nostra scrittrice che si chiama Ivana e che saluto, che ha intervistato una ragazza romena. E allora, diciamo che le ragazze dell'Est solitamente vengono in Italia con un cosiddetto fidanzato che appunto si propone di sposarle, ma che poi una volta in Italia le sfrutta economicamente attraverso la prostituzione e non di rado le maltratta. E diciamo che le famiglie di queste ragazze talvolta sono un po' conniventi in tutto questo e lasciano che le loro figlie siano un po' prede di questo sistema, nel senso che le affidano a questa persona che poi non ha, le porta in Italia, li porta nei nostri paesi e poi li sfrutta. E questo, secondo me, è una doppia ferita per loro, perché vengono tradite anche dalla loro stessa famiglia, da un certo punto di vista. Ecco, la ragazza romena in questione, di cui ho partecipato all'intervista, ci ha parlato invece del legame che aveva con sua nonna, e che si prendeva cura di lei e la proteggeva in modo particolare. E diceva questo, che per esempio quando c'è un terremoto bisogna trovare un luogo sicuro all'interno di un edificio per non essere schiacciati da tutto ciò che può crollare addosso. E diceva che questo luogo poteva essere una porta, per esempio, perché è uno spazio tra due stanze dove non c'è soffitto, quindi nulla può crollare addosso.
e ci ha detto che per lei sua nonna era proprio questa porta sotto cui ripararsi, quindi avevo usato questa bella metafora per descrivere questo legame. E diciamo che a me piace pensare che il lavoro che svolge Lule con queste donne sia una porta, magari non soltanto sotto la quale ripararsi durante un terremoto, quindi durante la situazione che loro vivono, il dramma che loro vivono per quanto riguarda la tratta e la prostituzione, ma possa essere anche un'apertura, quindi una porta che le faccia uscire da una condizione di schiavitù verso un'altra di riscatto e di dignità, insomma. Ecco, a proposito di questo, immagino che sia davvero difficile anche il rapporto con le famiglie d'origine che, appunto, da quello che ho capito, anche leggendo il libro, almeno ufficialmente non sanno che cosa fanno le loro figli, nipoti, madri, e da dove arrivano quei soldi che vengono mandati a fine mese. E credo che, immagino che questo sia anche un aspetto molto difficile, cioè quello di vivere in una sorta di finzione, insomma, per queste donne. E mi chiedevo se, appunto, una volta che riescano a uscire dalla tratta, a quel punto come diventano, come si trasformano anche i rapporti con le famiglie d'origine ed eventualmente con i figli che spesso sono allevati dalle nonne o dalle zie rimaste nei paesi di origine. Ma è un tema delicatissimo. Ogni caso ovviamente a sé. Possiamo dire che tutte negano quello che fanno, tutte raccontano che fanno le cameriere, le babysitter, e quindi che fanno quello per cui gli era stato promesso prima di partire, cioè questo inganno, questo ingaggio iniziale, tramite l'inganno raccontano di fare quella cosa lì. È rarissimo che le figlie si confidino con le madri, succede, e a volte scatta fortunatamente la protezione da parte di queste madri, che qualora vengono contattate dall'organizzazione criminale negano di avere rapporti con le figlie, per cui non rivelano dove si trovano e permettono loro di continuare ad essere tutelate in luoghi segreti. Noi all'inizio del programma, per conoscere meglio le donne, per proteggerle, facciamo fare le prime chiamate nel paese d'origine con la mediatrice culturale presente, perché questo ci serve per capire che cosa sa la famiglia di quello che è successo in Italia. Volevo poi collegarmi a quello che aveva detto prima Monica rispetto alle storie di vita delle giovani, a quello che hanno fatto loro, che per me è un aspetto preziosissimo. Nel mio lavoro io raccolgo solo i drammi, cioè raccolgo solo la parte più dolorosa del viaggio, dello sfruttamento, e mi ha sempre incuriosito la possibilità di avere il tempo invece di accogliere la persona, no? Di accogliere quella che era l'infanzia, le cose belle che sono successe nella vita e che forse nella mia parte di lavoro non riesco ad afferrare. Per cui, ecco, è molto prezioso quello che hanno fatto e hanno regalato la possibilità a queste ragazze di mostrarsi per un aspetto nuovo, inedito per loro. Sì, credo che sia stato proprio importante questo anche nei nostri scritti, di appunto far vedere anche quella parte lì di sogni, di aspettative, di ricordi e anche di tutte le speranze che queste giovani donne si portano dietro nel momento in cui si affrancano dalla prostituzione e iniziano una nuova vita. Quindi credo che sia importantissimo anche far vedere questa parte qua. Sì, credo che appunto fondamentale sia anche proprio rispetto agli uomini potenziali clienti, vedere di fronte a sé una persona, come giustamente diceva anche Alessandro,
e non diciamo un oggetto sessuale come invece tendenzialmente appunto gli uomini fanno, comprano come comprerebbero un oggetto e non si interrogano sulle, diciamo, sulle proprie responsabilità e sulle conseguenze del loro comportamento, perché in qualche modo rifiutano la parte di responsabilità che ciascuno di noi invece dovrebbe sempre tenere presente in tutti i suoi comportamenti. Però ecco, mi ha sempre colpito il fatto che comunque le persone che vengono, diciamo, vengono poi denunciate, arrestate, individuate per questo genere di reati rispetto al numero, insomma, di sfruttatori sia veramente molto, molto esiguo. E spiegavi prima a Monica Piacentini che c'è questo, diciamo, problema del fatto che queste organizzazioni sono ramificate, hanno persone anche appunto in altri paesi europei. Da questo punto di vista c'è una, diciamo, collaborazione a livello di giustizia e forze dell'ordine europee per poter intervenire senza mettere a rischio le famiglie delle ragazze, oppure no? Ma capita che finché siamo in Europa le questure italiane possano cercare di garantire una protezione nel paese di origine, ma questo si fa molto più complicato invece quando si tratta di donne di paesi africani o di sudamericane. Per cui mancano accordi internazionali. Sicuramente lo Stato italiano è attento al contrasto del crimine, ma probabilmente quello che si riesce a raggiungere è ancora troppo poco. Ecco, gli sforzi ci sono, ma di fatto l'illegalità è predominante ancora. Capisco. E se posso fare ancora una domanda, sempre alle due Moniche, diciamo così. Accennavi prima, Monica Piacentini, al fatto che appunto sono cambiati i sistemi di reclutamento e di sfruttamento rispetto ad anni fa e ci sono più, diciamo, sono più sotto un aspetto psicologico che fisico, anche se in realtà poi credo che anche la violenza fisica non sia purtroppo assente da questi rapporti. Volevo che ti chiedevo di approfondire un attimo questo aspetto, cioè come riescono questi sfruttatori a mantenere, diciamo, bloccate nel loro potere, il loro potere queste donne nel corso del tempo. Bah, dunque, in parte con le minacce di ritorsione ai familiari in patria, che sono sempre uno degli elementi per cui le donne hanno paura a raccontare la loro storia. In parte facendosi furbi, nel senso che concedono alle ragazze delle pseudolibertà che fanno loro credere che non sono delle vittime, per cui molta parte del lavoro che fanno gli operatori è quello di far capire alle nostre ragazze, alle nostre donne, che cosa vuol dire essere vittime, perché loro non si considerano tali, cioè ti dicono: ma il mio ragazzo mi porta al ristorante una volta al mese. E tu gli dici sì, con quali soldi? Con quelli della prostituzione, delle tue notti sulla Paullese, per cui concedono delle piccole libertà e loro si sentono meno schiave, per cui sono più furbi in questo, probabilmente. Di fatto non sono assolutamente consapevoli che, per esempio, i soldi non li mandano a casa. È un luogo comune pensare che i guadagni siano spartiti tra le organizzazioni e le donne. Quasi tutto va all'organizzazione. Le donne riescono a mandare soldi a casa se li nascondono. Se i clienti danno delle mance extra,
e quindi, o se è il cliente stesso a mandarle a casa. Capita che dei clienti che si innamorano delle ragazze facciano questo, insomma, contributo per far star buone le organizzazioni, ecco. E capita spesso che queste ragazze rimangano incinta e quindi poi debbano decidere se portare avanti o meno la gravidanza, o sono loro a deciderlo o sono i loro sfruttatori? Capita sì, molto spesso. Capita che le organizzazioni inducano degli aborti con l'assunzione di farmaci alle ragazze. Capita che a volte, assurdo, ma succede, le organizzazioni facilitano le gravidanze perché una donna incinta vale di più di una donna non incinta. Ci sono alcuni clienti che vogliono sesso a pagamento solo con grosse pance. Ci sono dei siti che indicano a quale chilometro di quella statale si può trovare una ragazza all'ottavo mese, per cui veramente c'è di tutto, non c'è limite al peggio. La stessa cosa succede nei siti web. La donna col pancione attira di più, e quindi non c'è una regola, ecco. Per alcune ragazze non rimanere incinta superata una certa età rappresenta un problema, per cui a volte sono loro che nascondono delle gravidanze perché pensano che se poi non rimangono incinta, questo per la società è uno stigma. Quindi, insomma, veramente il punto di vista culturale è fondamentale, insomma, a tutti i livelli, in patria e ovunque. Volevo chiedere se ci sono delle domande. Adesso vedo che Alessandro Scardini vorrebbe parlare di questo aspetto, che volentieri mi do a parlare. Sì, faccio solo una piccola integrazione che magari poi ci spiega meglio Monica. Ne parlavo proprio l'altro giorno al pubblico di Nobody. Sembra pazzesco parlare di riti voodoo nel 2021, ma uno degli strumenti di controllo che gli sfruttatori hanno sulle vittime è anche questo, ecco, con le donne nigeriane sono controllate, ricattate attraverso il juju, sono i riti voodoo che vengono fatti prima della partenza, dove viene sancito un giuramento. Anche attraverso un rito che coinvolge anche il corpo stesso della donna, la maggior parte di loro sono convinte dell'efficacia di questo giuramento e dunque non si emancipano, non fanno certe scelte perché hanno paura che poi la maledizione possa cadere su di loro, sulla loro famiglia, sui loro cari. Questo sembra assurdo dirlo oggi, ma è anche questo un modo in cui le donne sono tenute, ecco. Ci sono anche delle schede di approfondimento nel libro che spiegano meglio questo fenomeno. Sì, diciamo che il rito Juju è un modo tradizionale per cui per noi inconcepibile, ma nella cultura nigeriana abituale di stendere contratti, per cui per una ragazza prima di un viaggio il fatto che venga accompagnata in un luogo con un native doctor che è lo stregone che le richieda peli pubici, peli ascellari, parti di unghie, capelli e che le faccia ingoiare una bevanda alcolica e mangiare il cuore di una gallina è normale. Durante questo rito viene indicato l'ammontare del debito che loro devono contrarre. Peccato che non gli venga spiegata la conversione tra la moneta, tra l'euro e la moneta locale, per cui loro non sono consapevoli di quanto è grande questo debito, quindi accettano e solo arrivate in Europa scoprono che ci metteranno diversi anni prima di estinguerlo, e alla fine, quando è estinto, ci sarà una festa di liberazione. Perché potrai riavere il fagottino contenente appunto i tuoi peli e
parti di unghie e le tue mutande. In qualche modo essere liberata da questo rito. Sì, è veramente agghiacciante sentire queste cose e ancora più triste che in questo caso, nel caso delle ragazze nigeriane, spesso a essere, diciamo, le sfruttatrici sono donne, no? Non sono, in questi casi sono donne con nazionali. Che hanno subito prima lo stesso trattamento e poi lo ripropongono alle connazionali, sì. Volevo sapere se c'è tra i nostri ascoltatori qualcuno che vuole intervenire o vuole fare una domanda, perché mi piacerebbe coinvolgere il pubblico. C'è una domanda per Alessandro, direi. Che Stefania Cruciani si chiede se la meravigliosa mostra che avete organizzato prima o poi arriverà a Roma. Allora, abbiamo provato con una fondazione di portare Nobody a Roma, cercheremo ancora, ecco, ha dei costi di realizzazione, di spostamento questa proposta, è un nostro sogno, ecco, Roma, sì, senza dubbio, sarebbe una piazza importante da raggiungere, ecco, e ci piacerebbe molto veramente. Resta un progetto futuro. Va bene, casomai chiediamo a Stefania Cruciani se collabora con realtà locali di agevolare questo desiderio, questa intenzione dell'associazione Lule. E sì, rinnovo l'invito di Claudia a raccogliere domande da parte del pubblico, così da rendere l'interazione, come dire, ancora più coinvolgente, e quindi così ci terrei, che stimolerei proprio da parte vostra non solo la condivisione di domande, ma anche di riflessioni. Ecco, adesso tra poco ne condivido alcune che sono già emerse, e poi ci terrei anche ad ascoltare un po' alcune riflessioni, ecco, che Claudia ha elaborato alla luce della sua esperienza di molti anni di approfondimento giornalistico su queste tematiche. Alcune domande ci portano ad aprire argomenti giganteschi, alcune più che domande e considerazioni. Ho proiettato quella che finora era l'unica esplicita domanda. Ci sono poi delle considerazioni, diciamo, che portano a migrare anche verso altri argomenti che non riusciamo a contenere nel tempo che ci resta. Ecco, non vogliamo fare mezzanotte, ma vogliamo concludere tra 10 minuti, un quarto d'ora. Per cui, ripeto, rinnovo l'invito a fare domande ai nostri interlocutori di oggi, e poi vediamo di condividere anche alcune riflessioni di chi ci ha ascoltato finora. Do nuovamente la parola a Claudia. Sì, ecco, alcune riflessioni appunto riguardano essenzialmente la mancanza di senso, diciamo, civico e senso e anche di capacità di empatia nei confronti delle donne da parte di coloro che appunto le sfruttano sessualmente per il loro piacere, senza interrogarsi su quello che comporta. Quello che comporta non solo nei confronti di queste donne che vengono veramente violentate quotidianamente decine di volte, ma anche nell'alimentare un sistema di sfruttamento di persone su altre persone, che tra l'altro spesso e volentieri ha anche a che fare comunque con, cioè, una forma comunque di criminalità organizzata. Sono tutte associazioni a delinquere che si spartiscono il territorio e usano queste donne appunto come se fossero, per dire, come si occupano del mercato della droga, si occupano del mercato del sesso, come se non ci fosse nessuna differenza tra una donna e una partita di coca, insomma.
Quindi questa è la prima riflessione che mi sento di fare. La seconda è proprio sul fatto che ancora nel 2021 la società abbia un pregiudizio molto forte, uno stigma fortissimo nei confronti delle donne, che appunto non è neanche corretto dire si prostituiscono, perché in questo caso non sono loro che si prostituiscono, sono prostituite, quindi sono costrette alla strada da altri. In qualche modo, e questo lo dico anche come mia riflessione per quanto riguarda il mio lavoro di giornalista, è un'autocritica anche rispetto diciamo, alla mia categoria. In qualche modo, la donna che si prostituisce vale meno di un'altra donna. Quindi è successo anche di recente, nell'ultimo anno. Anzi, meno di un anno, da febbraio a oggi, per esempio, solo nel territorio dell'Interland di Milano, di cui io mi occupo in particolare, due donne, una giovanissima, l'altra di 36 anni, sono state uccise e in qualche modo, insomma, la morte di queste donne non è, dal punto di vista della notizia, non è in qualche modo valutata in maniera altrettanto forte rispetto alla morte di una persona. Claudia, c'è qualche problema di connessione? Si è un attimo frizzata la tua immagine, non ti sentiamo più. Allora, Ilaria, colgo magari intervengo su, l'occasione. Sì, prego, prego, Alessandro. così aspettiamo questo momento di stop. Diceva Claudia chiaramente delle cose molto importanti e con la sua solita precisione ed efficacia. E mi viene in mente, a proposito della sensibilità, soprattutto degli uomini, che una delle parti, delle stanze che più ti colpiscono in Nobody, sono tutte molto forti, è quella in cui viene letta una recensione. Una recensione che arriva da un forum, si chiama, guarda, l'ho copiato e ti leggo la presentazione di questo forum. Gnocca Travel, il miglior forum italiano per trovare opinioni e recensioni su escort, bordelli, nightclub, tour, destinazioni sessuali. Questo è online, basta googolarlo, lo trovi in un secondo. Gli uomini si scambiano recensioni come dice, come appunto ci raccontava prima Claudia, sui servizi, su dove trovare quella persona, quella ragazza, su che tipi di prestazioni, può offrire. Questo è, come dire, è proprio paradigmatico di come si può considerare merce una persona, ecco, un corpo. Ed è un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, perché veramente non è nascosto nel deep web, ma è bastato googolarlo e si trova in un secondo questo sito, così come tutti gli annunci di escort o di prostitute indoor che sono presenti in ognuno dei nostri comuni, anche piccoli, ecco. E Claudia, scusa, ti abbiamo perso nel momento in cui stavi sottolineando un certo concetto, su quello si è agganciato Alessandro Ha fatto benissimo, scusatemi, purtroppo ho perso la connessione e ho dovuto uscire e rientrare, Ma insomma, ti sei resa comunque. conto di quando ti sei interrotta? Se ne sei accorta anche tu? Ok, Più o meno, sì. ok. Quindi puoi riprendere il tuo filo del discorso. Sì, comunque appunto, da quello che ho sentito diceva Alessandro, proprio questo aspetto che io penso sia fondamentale, cioè quindi fare una riflessione tutti quanti noi, insomma, sul come la considerazione che abbiamo degli altri sia viziata da un pregiudizio che ha radici molto antiche, tanto che, per esempio, una cosa che io ho notato è che persone di tutte le età, comprese anche molto giovani, per insultare una donna usano sempre, o quasi sempre,
termini che hanno a che fare appunto con il comportamento sessuale, quindi i termini volgari. Allora, io ho avuto più volte, come dire, delle conversazioni vivaci anche con mio figlio, con i suoi amici, per esempio, ma anche con persone più adulte, devo dire la verità, per dire non usare quel termine. Perché usi quel termine? Se tu vuoi dire di una donna che è scorretta, che è, non so, qualsiasi cosa tu voglia dire, alla fine puoi usare altri termini, no? Che si usano nei confronti degli uomini. Degli uomini nessuno dice mai, quando lo vuole insultare, che è una persona di facile costume, diciamo così. Quindi, insomma, ci sono degli aspetti della nostra cultura che sono molto antichi e molto radicati e difficili a superarsi. Ma penso che, appunto, quel nostro obiettivo, che la parità, sia ancora molto lontano, e che un po' tutti abbiamo responsabilità in questo senso, perché non ci interroghiamo su questi aspetti, e invece dovremmo farlo. Sarebbe molto importante che ciascuno di noi, come dire, capisse che il valore di una persona non dipende dal mestiere che fa, soprattutto se, come in questo caso, il mestiere non l'ha scelto lei, ma gliel'hanno imposto, oltretutto. Quindi un po' questi gli accenni che volevo fare, diciamo, di considerazione generale. E vorrei veramente, come giornalista e come cittadina, vorrei vedere molto più spesso le notizie come quella che abbiamo pubblicato noi oggi sul Giorno, e sul fatto che qualche volta le persone che sfruttano le ragazze vengono denunciate, vengono fermate, e le giovani vengono liberate da questa schiavitù. Vorrei veramente che fosse leggere ogni giorno delle notizie di questo genere, e magari anche notizie sul fatto che, come dire, la prostituzione diminuisce perché ci sono meno uomini che fanno ricorso al mercato del sesso. Grazie Claudia, l'aspetto culturale è fondamentale, cioè andare a smantellare certi modi di pensare, anche lavorando sul linguaggio. Infatti, con la nostra pagina Insieme per le Donne, sul profilo Facebook, anche Instagram, insomma, i vari canali social, e anche tutti i webinar che abbiamo realizzato finora, che questo è il 17esimo, abbiamo spesso portato chi ci ascolta, chi ci segue, a riflettere su gli aspetti acculturali, sociali, che ci sono dietro certi fenomeni. Per cui ti ringrazio molto per aver portato l'attenzione su questo. Mi aggancio poi all'articolo di giornale che ci hai mostrato, per condividere con voi una domanda arrivata dal nostro pubblico, che ringrazio per l'attenzione e la partecipazione anche emotiva che percepisco dai commenti. Paolo Giuliani si chiede, e questa è una domanda che farei soprattutto a Monica Piacentini, se siete riusciti a salvare donne in questo periodo un po' singolare e difficile. Diciamo che la nostra attività non si è mai interrotta. Nel momento più difficile del lockdown, per esempio nel 2020, non è stato possibile fare uscite di strada, ma le unità di contatto si sono organizzate per portare aiuti concreti alle donne che non si potevano prostituire per via delle limitazioni, e quindi si sono organizzate ad esempio con la consegna dei pacchi alimentari. Abbiamo continuato a proporre accompagnamenti sanitari e a proporre i programmi, per cui non ci fermiamo, ecco. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere sempre il maggior numero di potenziali vittime e di proporre il programma di assistenza. Grazie. E a proposito degli aspetti, diciamo così, di sensibilizzazione sul tema, ci tengo a condividere alcuni suggerimenti di lettura provenienti da chi sta seguendo da ormai più di un'ora. In particolare proietto il suggerimento di Emanuela Tidona, che suggerisce di leggere Vita ordinaria di una prostituta,
e a cui poi è seguito un altro suggerimento da parte di Alessandro Fiderio, che ci segue ormai da un anno e mezzo sulla pagina Insieme per le Donne, anche nel relativo gruppo Donne Energia Armonia, però da qui non riesco a linkare sul, quindi chiedo ad Alessandro la cortesia di scriverci il titolo del libro. Sempre mi collego ad Alessandro per proiettare una sua riflessione sul fenomeno, su cui so che lui ha seguito diverse conferenze, convegni, insomma, su questa tematica, per cui quando dicevo che questo argomento apre un altro discorso a cui magari dedicheremo un'altra riflessione più avanti, dice appunto che è un argomento complesso e poi sposta l'attenzione su cosa fare da un punto di vista no, del discorso punitivo o meno, portando l'attenzione su chi, sui clienti, no? Su chi alimenta questo sistema terribile. E quindi lui dice, in Italia sono state fatte delle leggi per punire i clienti, ma il risultato finale è che col tempo si molla la pressione e si tollera l'illecito. Dice, sono convinto che la questione vada affrontata con una riflessione profonda sulle cause del fenomeno. Grazie Alessandro per questa riflessione. E poi a questo fa eco, diciamo, Emanuela Tidona, che dice deve essere colpita l'organizzazione che sta dietro questo schiavismo sessuale, perché le singole ragazze non possono certamente uscire da sole. Quindi ritorniamo al lavoro prezioso che fa l'associazione Lule quotidianamente da più di 20 anni. Poi, a proposito del lavoro prezioso realizzato da Monica Reina con Itinerari Narrativi Contemporanei, che ha portato a dare luce al libro, ricordo ancora, è un libro che può essere acquistato sul sito delle Edizioni Secula e rispetto a cui appunto ha proiettato il link, che poi ritrovate anche nei commenti online, e ricordo che parte del ricavato va chiaramente all'associazione Lule, che si impegna ogni giorno per contrastare questo terribile fenomeno. Do la parola a chi se la vuole prendere di voi. Sì, no, scusami, non volevo interrompere. No, volevo rispondere sulla questione della punibilità, diciamo, dei clienti. Anche su questo, negli ultimi anni ci sono state varie, diciamo, scuole di pensiero, diciamo così, e vari momenti storici. Ci sono stati appunto i momenti in cui sono state fatte le multe, diciamo, cercando poi anche dei reati, diciamo, dei reati, dei comportamenti da sanzionare, in quanto appunto la prostituzione in sé non è reato, ma è reato l'adescamento per la legge italiana. Periodicamente viene fuori questo dibattito, ed è l'unico momento purtroppo in cui si parla dell'argomento prostituzione. Periodicamente viene fuori la questione case chiuse e non case chiuse. Allora, la questione secondo me non va posta intanto in termini di case chiuse o non case chiuse, ma appunto sul perseguire veramente lo sfruttamento della prostituzione, che invece quello è un reato e dovrebbe essere perseguito in maniera più massiccia, più seria, ecco. Che io sinceramente vedo un po' di ipocrisia da questo punto di vista. C'è siccome comunque sono tanti, come diceva Alessandro, un uomo su quattro confessa apertamente di essere almeno una volta nella sua vita andato con una prostituta, e tanti lo fanno invece regolarmente, quindi diciamo, ecco, questo fatto in sé probabilmente spinge tanti politici a non porre la questione in maniera seria come andrebbe posta, ma a mettere un po' la polvere sotto il tappeto. Quindi quando ci sono le proteste, soprattutto in certi territori dove c'è molta prostituzione, il quartiere a un certo punto alza la voce dicendo noi non vogliamo essere il quartiere delle prostitute, eccetera. Per qualche tempo magari c'è un aumento dei controlli e poi la situazione ritorna come era. Sono anch'io convinta sinceramente che più che la questione della multa, o magari della multa mandata a casa per svelare, perché poi tanti clienti hanno in realtà a casa hanno una moglie, hanno una famiglia, e non dimentichiamo che anche la diffusione dell'HIV ha molto a che fare anche con questo aspetto,
perché comunque appunto viene portata a casa e quindi anche questo aspetto non è affatto secondario, sicuramente sono vittime di questa, di questi problemi sanitari molto, molto importanti, le vittime della tratta, che vengono aiutate appunto anche sotto questo aspetto molto importante dell'associazione Lule, ma è anche un problema diciamo di diffusione delle malattie. Tutto questo per dire che anch'io sono convinta, anche se è più difficile, cioè più lungo, più impegnativo, che il percorso giusto sia di tipo culturale. Da questo punto di vista io credo che per esempio fare un'azione all'interno delle scuole superiori per esempio, parlando diciamo di educazione sessuale, educazione all'affettività, educazione diciamo alle relazioni e così via, fare un'opera di sensibilizzazione nelle giovani generazioni, perché ancora adesso purtroppo io so, perché conosco tanti giovani, tanti adolescenti, che il diciottenne o quando compierà maggiore età oppure anche il gruppo di amici ventenni ogni tanto vanno e in compagnia vanno con le prostitute. Ecco, questa cosa è considerata una sorta di rito, una sorta di diciamo scampagnata, ma probabilmente questi ragazzi sono i primi a non sapere che quelle donne non hanno scelto di prostituirsi, ma che sono costrette da persone che compiono dei terribili reati nei loro confronti. Ecco, già diffondere questa consapevolezza, secondo me, potrebbe essere molto importante. Grazie Claudia, davvero l'aspetto dell'educazione è fondamentale. Questa è una cosa che abbiamo ribadito spesso nei nostri incontri, nelle nostre interazioni col pubblico e cerchiamo di far capire quotidianamente. Ecco, tant'è vero che abbiamo cercato anche di dialogare con le istituzioni a livello nazionale per andare a potenziare la formazione non solo nelle scuole superiori, ma per andare a smantellare certi luoghi comuni, certi stereotipi di genere che poi producono danni appunto col passare del tempo. Bisognerebbe partire addirittura dalla scuola dell'infanzia. Comunque, per quanto riguarda questo fenomeno, chiaramente il focus è bene portare l'attenzione insomma, dall'adolescenza in poi. A questo proposito, ci tengo a condividere con voi un'altra riflessione di Emanuela Tidona, che quando appunto Claudia faceva riferimento alla diffusione del fenomeno che coinvolge anche padri di famiglia, eccetera, dice che c'è una grande ipocrisia anche da parte delle donne, si lascia, come dire, si fa finta di niente, ma di fatto talvolta si sa che questo fenomeno è diffuso per quanto ci sia poi un finto perbenismo e quant'altro. Poi Aurelia dice, sono d'accordo con Claudia, troppe persone non sanno che cosa c'è dietro una ragazza sul bordo della strada. Quindi mi sembra importante, ecco, certi messaggi che abbiamo voluto veicolare mi sembra siano arrivati forti e chiari, ma è importante che poi ciascuno di noi nel suo piccolo si faccia portavoce, ecco, di un modo di vedere la realtà diverso, più consapevole. Sta a ciascuno di noi andare a pulire gli occhiali, diciamo così, con cui si guarda il mondo intorno e a crescere la consapevolezza affinché poi ciascuno possa agire, possa dare il proprio contributo in varie modalità, come suggeriva Monica, dal sostenere economicamente chi è impegnato ogni giorno su questo fronte a dare una mano concretamente rimboccandosi le maniche nella misura in cui ciascuno può rendersi utile. Ecco. Chiedo ancora al nostro pubblico se prima di salutarci vuole condividere domande e riflessioni. A chi ci segue, insomma, a chi ci sta ascoltando. Intanto ringraziamo Valeria per l'apprezzamento dell'iniziativa. Grazie Patrizia. Ecco, volevo dire che Aurelia, che ha fatto il commento prima, e anche Valeria sono due autrici dei nostri racconti, quindi ecco, volevo ringraziare molto anche le nostre scrittrici che con grande sensibilità
hanno seguito tutto questo progetto e hanno scritto questi racconti molto, molto toccanti, molto significativi, quindi vorrei ringraziarle tutte, anche se magari non posso citarle tutte personalmente. Concordo, sono Grazie, Monica. anche molto ben scritti e li ho molto apprezzati anche dal punto di vista letterario, oltre che per i contenuti, insomma. Davvero, sì, anche a Grazie. me è piaciuto tantissimo, molto molto emozionante, bello, molto, ci sono anche un registro poetico, insomma, veramente siete state bravissime, complimenti. Ah, e vorrei ringraziare anche il nostro presidente Sergio Ragno, che comunque ha avuto lui l'idea di questo progetto di fare le interviste, di fare i racconti, quindi diciamo che la paternità dell'idea è sua, nonché poi tutto anche un lavoro di cura dei racconti stessi, di suggerimenti, visto che comunque è il nostro insegnante di scrittura, insomma. Giusto, anche ringraziare anche lui. Alessandro ci ringrazia per il tempo dedicato. Io mi aggancio a questo commento per ringraziare moltissimo Alessandro, Monica Piacentini, Monica Reina e Claudia Cangemi per aver trovato il tempo per condividere insomma la loro preziosa esperienza, le loro riflessioni con chi ci segue sulla pagina Insieme per le Donne. Per noi la collaborazione con voi è stata davvero preziosa, quindi vi ringrazio a nome di tutto lo staff di Insieme per le Donne che qui rappresento in qualità di coordinatrice della rete e quindi davvero grazie a nome di tutte noi. Grazie a voi, fate un lavoro veramente prezioso. Grazie. E grazie a Claudia per la professionalità e la bella intervista. Io ringrazio voi perché per la vostra attività, che è molto importante, ringrazio Ilaria anche per il suo impegno quotidiano in questa pagina Insieme per le Donne, che apprezzo molto perché è comunque fonte di continue, come dire, stimoli e riflessioni molto, molto profonde e molto, molto interessanti. Credo che sia davvero importante che ci siano sempre più pagine e diciamo, momenti per condividere le riflessioni, perché credo che in questo momento storico in particolare sia importante agire sotto tutti gli aspetti, perché cerchiamo di fare un pezzo di strada sulla strada della parità tra i sessi e delle opportunità. E io riprendo le parole di Ilaria, siamo tutti testimoni, ora siete tutti ambasciatori di consapevolezza, quindi aiutateci a farci conoscere. Ecco, questo. Alessandro, volevi aggiungere qualcosa? Rinnovo i ringraziamenti e faccio un piccolo spot promozionale, come ho già anticipato. Questo weekend saremo con Nobody, il prossimo a Bucinasco, lo dico per chi ci segue da vicino, ecco, proprio vicino fisicamente, geograficamente. Va bene, allora grazie a tutti, grazie anche a chi ci ha ascoltato, è stato un evento un po' più lungo del nostro solito, ma ne valeva assolutamente la pena. Poi oggi è un giorno speciale e quindi grazie ancora per essere stati con noi, aver condiviso i vostri pensieri, le vostre considerazioni, i vostri interrogativi. E alla prossima, stiamo già organizzando degli eventi naturalmente per il prossimo anno. Prima di Natale non credo che riusciremo a farne un altro, ma stiamo già lavorando sulla programmazione del prossimo anno. Non posso anticiparvi troppo per alcuni punti di domanda sulle date e le disponibilità delle nostre prossime relatrici, ma dovremo spaziare, diciamo, dalla psicologia sociale all'archeologia. Quindi, insomma, un discorso che cerchiamo sempre di portare su un piano assolutamente divulgativo e condivisibile per tutti, anche se coinvolgiamo professioniste di primo ordine in ambito accademico e non solo. Quindi, grazie ancora a chi è stato con noi, grazie alle nostre relatrici di oggi, insomma, no, ai nostri relatori per i preziosi interventi. Buona serata e alla prossima occasione. Grazie a tutte e a tutti. Ciao, grazie.